Ciao navigatori, benvenuti nella seconda puntata del podcast La Foresta dei Misteri. Ricordo che ogni nuovo episodio viene pubblicato il lunedì. La vita di Anna Bolena fu molto breve e tormentata. Dopo solo 3 anni di matrimonio, Enrico VIII iniziò a perdere interesse per lei e a guardarsi intorno in cerca di una nuova sposa. La sua esistenza, appunto, è stata segnata dalla relazione con Enrico VIII. Il re si innamora di lei mentre era ancora sposato con Caterina d'Aragona, ma non poteva divorziare poiché la Chiesa Cattolica non lo permetteva. Anna e Enrico ebbero una relazione per molti anni e alla fine il re divorziò da Caterina e sposò Anna Bolena nel 1533. La loro figlia Elisabetta I divenne poi una delle regine più famose della storia inglese. Ancora oggi Anna Bolena è una figura storica molto affascinante e misteriosa. La sua bellezza, la sua intelligenza e la sua cultura la resero una delle donne più ambiziose e influenti della sua epoca. Tuttavia, la sua ambizione e la sua strategia di seduzione si rivelarono fatali, portandola alla condanna a morte. Anna, inoltre, non riuscì a dare un erede maschio al re e questo la mise in una posizione di grande vulnerabilità. Nel 1536 fu arrestata con l'accusa di adulterio, incesto e tradimento. Fu processata e condannata a morte e il 19 maggio 1536 fu decapitata presso la Torre di Londra. Capi di imputazione addirittura furono accusa di adulterio e incesto con il fratello George Boleyn. Non si sa comunque con certezza se le accuse contro di lei fossero vere o se fossero state inventate per liberare Enrico VIII dal suo matrimonio infelice. La sua morte suscitò molte reazioni in Inghilterra e nella stessa Europa. Fu vista da molti come una vittima innocente della politica e della cattiveria di Enrico VIII e della sua corte. Tuttavia, la sua figura continua a rimanere avvolta nel mistero e molte domande sulla sua vita e sulla sua morte sono ancora oggi senza una risposta definitiva. In merito alla domanda se ebbe qualche amante, diciamo che ci sono molte teorie e speculazioni sulle presunte relazioni amorose di Anna Bolena, ma non esistono prove certe di alcuna relazione extraconiugale. Tuttavia, le accuse di adulterio e di tradimento che portarono alla sua condanna a morte suggeriscono che almeno secondo la corte inglese dell'epoca ci fossero forti sospetti di infedeltà da parte sua. La maggior parte delle fonti storiche dell'epoca riporta solamente che Anna avesse una relazione con Enrico VIII e questo fu considerato un grosso scandalo, poiché il re all'epoca era ancora sposato con Caterina d'Aragona. Inoltre il matrimonio tra i due fu contestato da molti, poiché il re aveva divorziato da Caterina per sposare Anna, ma senza l'autorizzazione del pontefice. Ci sono comunque alcune teorie che suggeriscono che Anna Bolena possa essere stata coinvolta in una relazione con uno dei suoi cortigiani, ma non ci sono prove a sostegno di queste teorie. In definitiva, la vita amorosa della regina rimane avvolta nel mistero e le sue presunte relazioni extraconiugali sono oggetto di dibattito e di speculazione. Oltre alle accuse di adulterio e tradimento, Anna Bolena fu anche accusata di stregoneria. Anche comunque se non esistono prove concrete per supportare queste accuse. Secondo alcune fonti storiche dell'epoca, il musicista di corte Mark Smeaton, che era stato uno dei cortigiani di Anna, fu costretto a confessare di aver avuto una relazione con lei e di aver avuto rapporti sessuali con la regina in segretezza anche tramite una sorta di saba. Inoltre, altri 3 uomini, tra cui il fratello di Anna, George Boleyn, e 2 cortigiani furono accusati di aver avuto una relazione con la regina e di averla aiutata a praticare la stregoneria.
Tutte queste accuse erano molto probabilmente parte di un complotto per screditare Anna Bolena e giustificare la sua condanna a morte. È importante notare che la stregoneria era considerata un crimine molto serio nell'Inghilterra del XVI secolo e che molte donne furono giustiziate per questa accusa. Tuttavia, come abbiamo detto, non ci sono prove concrete che Anna Bolena abbia mai praticato stregonerie e che abbia avuto contatti con presunti stregoni o streghe. Anna Bolena è senz'altro rimane e rimarrà una figura che mai andrà dimenticata nella storia. Ella appartiene in quella cerchia di persone dove neanche la morte è riuscita a cancellare la sua impronta su questa terra. Bene, se questa seconda puntata del podcast ti è piaciuta, lascia un like, un commento e iscriviti al canale. Grazie, noi ci sentiamo alla prossima.